Ciao a tutti, oggi preparerò del salmone al cartoccio, ricetta molto semplice che potete preparare sia con del salmone surgelato che con del salmone fresco. Fate come preferite, anche secondo le vostre possibilità, i tempi che avete e tanti altri fattori che potrebbero farvi scegliere o il surgelato o il salmone fresco. Andiamo a vedere come procedere per preparare questa ricetta squisita e molto molto semplice e veloce. Innanzitutto abbiamo bisogno di un pezzettino d'aglio che andiamo a tagliarci molto finemente. Tagliato l'aglio, tagliamo finemente anche il prezzemolo e ce lo mettiamo da parte. Ci affettiamo un paio di fettine di limone, in maniera molto fine così, e ce le mettiamo da parte e ci teniamo da parte questo mezzo limone che spremeremo sul salmone. Con l'aiuto di un panno di carta da cucina ho asciugato per bene il salmone tamponandolo. Iniziamo con la preparazione. Ragazzi, ricordate sempre di utilizzare la carta forno, soprattutto quando utilizzate pomodori, limoni, cioè alimenti acidi. C'è scritto anche sulle istruzioni della carta argentata e della carta d'alluminio che la carta d'alluminio a contatto con questo tipo di alimenti rilascia delle sostanze tossiche. Quindi mi raccomando, attenzione e mi raccomando alla salute. Metto 3 fettine di limone qui sotto, un goccio d'olio extravergine d'oliva, mi allargo un po', metto il salmone, sopra un pizzico di peperoncino o pepe a piacere, l'aglio e il prezzemolo che abbiamo finemente tritato, un pizzico minuscolo di sale, del succo di limone, queste altre 2 fettine di limone, poco poco ancora di peperoncino macinato, ripeto, o pepe, e un filo d'olio. E andiamo a chiudere il nostro filetto all'interno della carta forno. Mi raccomando, attenzione a non far fuoriuscire il succo di limone e l'olio. Andiamo in forno. In forno preriscaldato a 180 gradi, inforniamo per 20 minuti. Tutto dipende anche dallo spessore del salmone, quindi regolatevi in base allo spessore. Ho appena tolto dal forno il salmone, non mi resta che aprirlo. Cercate di non far perdere i liquidi che ci serviranno per condire poi il salmone nel piatto. Eccolo qua, la cottura a quanto pare è perfetta, adesso verificheremo. Passo un attimo ad impiattare. Ho impiattato con l'aiuto di un cucchiaio, vado a prendere direttamente dalla carta forno un po' di condimento. Non mi resta che assaggiare. Guardate, cottura ottima, perfetta, non è stopposo, non è crudo. Raga, è fenomenale, buonissimo davvero, delicatissimo, e lo potete mangiare anche se state a dieta. Quindi condividete il video se vi è piaciuto, mettete un like, commentate se avete bisogno di qualcosa o se volete dare un suggerimento e iscrivetevi al canale. Ciao a tutti e buon appetito!